Buongiorno a tutti. La seconda parte vediamo oggi di questo discorso escatologico, cioè delle cose ultime, escaton in greco vuol dire le cose ultime. E rimaniamo a quello che abbiamo visto nel pericope precedente, è appunto che a questo punto il piano di Dio è è quasi compiuto. Siamo arrivati alla fine. Come ci ha detto il versetto 10, ecco la, la corsa del Vangelo deve essere compiuta in tutta la terra e il Vangelo proclamato a tutte le genti. Solo dopo verrà la fine. Ecco, questo lo sappiamo anche dagli altri dagli altri discorsi eh, però anche quelli di Luca e di Matteo. E qui siamo in particolare proprio alla fase finale, la doglia. Eh, ne abbiamo spiegato la volta scorsa, eh, bisogna mantenere quel termine e non i dolori, eh, la doglia che, che appunto eh, anti, eh, anticipa questa questa tribolazione e la nascita del mondo nuovo. E, e guardiamo un po', ecco, cerco di fermarmi solo all'aspetto un po' tecnico, non tecnico, ma eh, il senso delle, di certe espressioni, di, di certe parole, perché è estremamente necessario farlo per, per capire e anche gli accenni, soprattutto che il Signore ci dà, per la comprensione di questo testo che rimane uno, un testo abbastanza difficile. Ecco. E leggiamo il versetto 14. Quando poi vedrete l'abominio della desolazione, stare dove non conviene, chi legge comprenda, allora quelli che si trovano nella Giudea fuggano ai monti. Ecco. C'è la persecuzione, ma qui addirittura c'è la fuga. Come il Signore ci ha insegnato, ecco, noi non è che siamo dei suicidi, ecco, dobbiamo conservare la, mia, la nostra vita. E il Signore dice, quando vi perseguite in una città, fuggite in un'altra. Però eh, cerchiamo di comprendere ecco, questa formula tipica. Ecco, che la troviamo solo in Daniele, nel, nel libro di Daniele, tre volte in tutta la Bibbia, solo nel libro di Daniele. Quindi il Signore ha già detto tutto come dobbiamo fare per affrontare eh, questo, questo discorso. Cioè, eh, vedremo, poi io citerò qualche testo ecco, per, per far vedere che appunto... Il libro di Daniele no, parla de, del tempo della fine, ecco, quindi uno può interpretare come vuole, ma il tempo della fine vuol dire la fine del mondo, dell'umanità, della storia umana. Ecco. Però eh, andiamo a vedere la nota: ecco, qui bisogna fermarsi un attimo. Vedete qua la, la formula in greco e qui in ebraico. Allora andiamo a vedere il significato dell'ebraico. Quello del greco è molto simile, però andiamo alla fonte. E lo troviamo ad esempio in Daniele 11:31 e in altri passaggi di Daniele. Solo tre volte qua, come ho detto. È un riferimento a uno sconvolgimento politico-religioso che avverrà alla fine dei tempi ad opera dell'anticristo. Ecco, possiamo vedere Daniele 11:21, Matteo 24:15 seguenti. Ecco, il termine abominio, ecco, questo qua vedete in ebraico, è riferito a cose ab abominevoli in generale. Se andate a vedere le concordanze, ecco. Ma soprattutto in questo caso, siccome Daniele ci parla appunto del, dell'anticristo che eh, ha ab abbiurato la, la religione dei suoi padri e qui eh, shikkutz appunto è il termine ebraico e eh, eh, indica le, le pratiche idolatriche in tanti, te, in tanti eh, passaggi della Bibbia, ad esempio, 2 Re 23:13 23, e altri. Lo shikkus è una pratica idolatrica abominevole. E Queste pratiche i, idolatriche, che erano chiamate shikkus, cioè abominio, e comprendevano, come sappiamo, anche i sacrifici umani, perfino dei figli e delle figlie. Ecco, potete vedere questi racconti del Libro dei Re, e, sacrifici umani di bambini, poi perfino i figli e le figlie, che era il sacrificio più grande che si poteva fare all'idolo. Ad esempio il primogenito, abbiamo dei racconti nella Bibbia dove i pagani per ottenere qualcosa dal loro Dio, eh, sacrificavano il primogenito, che era l'offerta più... Sono cose agghiaccianti, però eh, sappiamo che ci sono state nella storia e purtroppo eh, ci sono anche oggi. Ecco, poi, que, allora, lo shikuz è l'abominio, eh, nel senso di una pratica idolatrica, abominevole. Il secondo elemento della formula è Meshomem, è un participio che indica l'effetto psicologico dell'abominio, cioè cosa suscita questo abominio, cioè questa, come abbiamo visto sopra, <coughs> Cioè questo, questo sconvolgimento politico-religioso che cosa eh, comporta a livello psicologico all'interno del popolo di Dio? E quindi è l'angoscia, la costernazione, l'avvilimento. Potete vedere Ezra 9.3 eh, e 9.4. Eh. Qui c'è proprio, proprio questo participio, ecco. si potrebbe dire eh, la pratica idolatrica abominevole che procura a tutti un grande senso di avvilimento e di costernazione e di angoscia, perché poi bisogna fuggire. Ecco. Eh, mi è sembrato indispensabile spiegare questa formula perché è decisiva. Ecco. Poi c'è eh, un, un altro piccolo dettaglio eh, che, bisogna, eh, che bisogna cercare di tenerne da conto. Ecco, stare. Questo stare è, il, è un participio perfetto. Eh, vedete qua in greco eh, dal verbo istimi, però è un participio maschile, mentre quest'altra formula è neutra. Ecco allora c'è un bisogna stare molto attenti. Ecco, è riferito a una persona che appunto ha provocato questo abominio della Della desolazione, cioè questo sconvolgimento religioso e politico. Ecco. e, e que questo ce lo dice San Paolo. Eh. Guardate che San Paolo, quando parla di queste cose, non è che se le inventa, eh, le trae come facevano tutti gli Apostoli, eh, dall'Antico Testamento e dalle profezie. Eh, infatti, Qua eh, San Paolo nel testo che adesso vi leggo eh, prende eh, gli elementi che aveva già detto Daniele molti secoli prima. Eh, San Paolo dice nessuno vi inganni in alcun modo perché tutti credevano che la fine del mondo fosse vicina. E Paolo dice no state bene attenti, prima dovrà avvenire l'apostasia, vedete, e dovrà essere... È rivelato l'uomo iniquo, il figlio della perdizione, colui che si contrappone e si innalza sopra ogni essere che viene detto Dio o è oggetto di culto, fino a sedere nel Tempio di Dio, aditando se stesso come Dio. Seconda lettera, ai Tessalonicesi 2,4 Ecco... Allora vedete che questo participio maschile indica una persona ma anche un uomo. E, e poi la glossa del redattore, come ho detto, di, di Marco, intende avvertire dell'importanza all'accenno della profezia di Daniele. La formula abominio della desolazione infatti si trova solo in questo libro. Ecco, l'ultima generazione dovrà comprendere i segni degli ultimi tempi dalle parole della profezia e attendere la fine con perseveranza. Ecco, eh, leggiamo, eh, abbiamo visto Paolo e adesso vediamo Daniele che dice, ora dal tempo in cui sarà abolito il sacrificio quotidiano e sarà eretto l'abominio della desolazione, ci saranno 1290 giorni, beato chi aspetterà con pazienza e giungerà a 1330 giorni. Questo è Daniele 12. Quindi vedete che si tratta di un tempo ristretto, come abbiamo detto, il tempo della doglia non sono dei secoli, è un tempo che, che dura. E Anzi, deve durare poco, perché lo vedremo dopo, perché se no non si salverebbe nessuno. Ecco, secondo Daniele, l'Anticristo apostaterà dalla religione, come dice San Paolo, non si curerà neppure delle divinità dei suoi padri, né dalla delizia delle donne, né di altro Dio. E poi dice che nella sua superbia si innalzerà al di sopra di tutti. Come ha detto San Paolo nel testo che vi ho appena fatto vedere, vedete che c'è un collegamento proprio strettissimo. E dice Daniele, il re dunque, vedete che allora è un re, vedete è uno sconvolgimento politico e religioso. Il re dunque farà ciò che vuole, si innalzerà, si magnificherà, vedete la superbia. Che distingue proprio tutti coloro che, scel che scelgono Satana, e proferirà cose inaudite contro il Dio degli dèi, questo è il Dio di Israele, che viene sempre chiamato il Dio degli dèi in tutto l'Antico Testamento, molto spesso, ecco, e avrà successo finché non sarà colma l'ira, poiché ciò che è stato determinato si compirà. Daniele 11:36. Ecco poi c'è l'altro problema che si cita la, la Giudea, ma allora uno potrebbe dire: Ma allora, allora siamo ancora al tempo degli apostoli, c'era ancora il Tempio di Gerusalemme. Siamo nel, nel, nel 70 d.C. No, siamo nel tempo della fine e. e in questo ultimo tempo si deve considerare il ritorno di Israele già attuato, perché anche, anche qui San Paolo ci svela il mistero. Nella lettera ai Romani dice, non voglio infatti che ignorate fratelli questo mistero, perché non siate presuntuosi. L'indurimento di una parte di Israele è in atto fino a che saranno entrate tutte le genti, l'abbiamo visto al versetto 10. Il compimento eh, della corsa del Vangelo, poi dice: allora tutto Israele sarà salvato. Ecco, potete vedere sul ritorno di Israele che ci sono anche delle altre profezie, non c'è solo eh, questa, o, eh, Isaia 60 ad esempio, ma ce ne sono tante. Oppure il Salmo 68 dal versetto 23 in poi. Ecco, e allora c'è la fuga. A questo punto siamo proprio ai ferri corti, siamo arrivati ehm, al momento in cui il popolo di Dio eh, rischia di essere annientato completamente, anche questo ce lo dice Daniele. I monti per gli antichi erano il luogo dove si trovava si poteva trovare ehm, un rifugio, un nascondiglio, ecco proprio e qui si rischia la vita. Eh. E, e poi vedremo che parla delle allattanti e, e le donne incinte, ecco, che saranno quelle più vulnerabili, ecco, perché rappresentavano i soggetti più deboli e impediti. In caso di fuga. E però leggiamo appunto: chi si trova sulla terrazza non scenda e, ne e nemmeno vada a prendere qualcosa nella sua casa, chi è nel campo non torni indietro a prendersi il mantello. Guai alle donne incinte a quelle che allattano in quei giorni, Pre pregate poi che non avvenga d'inverno, saranno infatti quei giorni di una tribolazione quale non vi è mai stata dall'inizio della creazione che Dio ha fatto fino ad ora e mai più vi sarà. Con ecco, questo allora sono, ci spiegano la fuga, ecco come bisogna affrontare questa situazione, la fuga, perché si rischia la vita, come il Signore ci ha detto di fare. Però una, una fuga è, è cioè che, che deve avvenire in modo repentino, eh, subito, tanto che dice non, non tornate eh, indietro a prendere qualcosa che vi siete scordati, come il mantello, ecco, poi eh, guai alle donne incinte vuol dire che bisogna aiutarle, quelle che sono con loro, poi dice pregate che non avvenga d'inverno anche per, per il freddo e poi anche la stagione delle piogge che rendono le strade impraticabili. E poi ci dice appunto questa cosa angosciante, il versetto 19, che una tri tribolazione del genere non, vira, non è mai stata e non ci sarà più, sarà solo in quel momento lì, tanto che il Signore... Già da ora, poi lo vedremo negli spunti e nel commento: eh, le ha abbreviati, se no, nessuna carne. Ecco io ho lasciato letteralmente: se nessuna carne si salverebbe. Ma a motivo degli eletti che si è scelto Dio ha abbreviato che si è scelto, ha abbreviato i giorni, ecco. Anche qui la tribolazione quale non è mai stata dall'inizio della creazione che Dio ha fatto è un riferimento ancora una volta al libro di Daniele. Ora in quel tempo sorgerà Michele, il gran principe, che vigila sui figli del tuo popolo. Vedete, il popolo è in pericolo. Vi sarà un tempo di angoscia come non ce n'era mai stato dal sorgere della nazione fino a quel tempo. Vedete, dice la stessa cosa. Ecco. E dire ogni carne eh, vuol dire ogni vivente, ecco, ogni uomo fatto di carne. Però è chiaro che l'espressione semitica rende l'ipotesi irrealizzabile in modo assoluto, cioè se non fossero eh, abbreviati i giorni nessuna carne si salverebbe. E, e quindi il Signore Dio, ecco che sapete, che il Signore Gesù eh, dice che quel giorno e quell'ora eh, nessuno lo conosce, neanche gli angeli e neanche il Figlio. Ma eh, quel giorno è nelle mani di Dio. Però, poi, come vedremo successivamente, eh, la parabola del fico. Ecco, e poi anche i testi che abbiamo letto, eh, il Signore però ci, in, ci comanda di, di guardare bene: dice, dice guardate, cioè, tenete aperti gli occhi, cioè dobbiamo vedere i segni dei tempi. Quando avete realizzato che siamo in questo momento, ma questo lo, lo dovrà fare l'ultima generazione, però eh, ci sono delle delle parole del Signore, ecco, molto accorate, perché ci sarà poco tempo anche per, per fare la scelta, per prepararsi a partire, ecco, poi ci vorrà molta fede per fare una partenza eh, immediata, subitanea e non tornare neanche indietro a prendere il mantello, era la cosa più necessaria che c'era, che c'è, ecco, perché serviva da coperta, ecco. E quindi ci vorrà una grande fede, come è successo per Abramo, quando il Signore gli dice, eh, esci dalla tua casa e dalla tua parentela e va, nella terra che ti indicherò, cioè una fuga al buio, non si, non, sui monti, dice, vuol dire fuggiaschi, ecco, il popolo di Dio ritorna a essere un, in questo momento un popolo di fuggiaschi. Ecco. ecco, qui siamo quasi alla conclusione, e ritornano i falsi cristi e i falsi profeti, dice. E allora, se qualcuno vi dirà: Ecco il Cristo qui, ecco è là, non credete. Sorgeranno infatti falsi cristi e falsi profeti, e faranno segni portenti per portare fuori strada, se fosse possibile, gli eletti. Voi però fate attenzione, vi ho detto, vi ho predetto ogni cosa. Bisogna stare attenti, però, eh, rispetto il passaggio precedente che abbiamo visto la volta scorsa dove questi dicono io sono vi ricordate la formula messianica che usa anche Gesù e qui invece sarà ancora più difficile perché eh, dice il Cristo qui e là ecco si dirà un po tutti ecco vicino alla fine lui dice Signore dice non credete. E poi parla di questi falsi cristi e profeti che faranno dei portenti per portare fuori strada se fosse possibile gli eletti. Voi però fate attenzione, vi ho predetto ogni cosa. Ecco. Allora, e qui c'è un discorso da fare, che ve lo faremo degli spunti, cioè la. C'è un inganno ma è ancora un inganno ancora più sottile perché qui ci sono dei, dei segni e dei portenti come quelli che fa Satana anche in, in tanti modi, ecco, fa, fa, fa i suoi portenti menzogneri ecco, che poi, appunto qui sta il discernimento, ecco, portano fuori strada. Cioè ne parleremo negli spunti. Comunque, e se fosse possibile, però, eh, dice il Signore anche gli eletti, ma invece non ci riuscirà. Però poi dice, eh, questa, voi però fate attenzione, vuol dire guardate. Eh, L'ho detto anche prima, eh, cioè state, guardate il mondo, ecco. Guardate cosa succede, guardate la chiesa, ecco, cosa sta succedendo. Eh, abbiamo detto che si tratta di una eh, di una di uno stato di cose dove c'è un, una grande confusione, un grande inganno, ecco, eh, e qui è il momento di vigilare. Come dice il Signore in tanti luoghi. E, e Gesù dice "Vi ho predetto ogni cosa". Ecco, qui ha detto, ci ha dato tantissimi elementi per fare discernimento su, su Dio, e, e sul su, piano di Dio e, e anche sulla storia umana. Quindi vedete qui bisogna essere dei cristiani che si interessano ecco, sia dei problemi della Chiesa, questo vale anche per noi oggi, ma anche del mondo. Ecco. Non dobbiamo chiuderci nelle sagrestie. Ecco. Gli eletti chi sono? Sono coloro che Dio si è scelto e ha destinato alla salvezza, però sono anche coloro che non si lasciano portare fuori strada dai segni e dai prodigi menzogneri. E poi dice: state attenti, ecco, fate attenzione e sarebbe letteralmente guardate, aprite bene gli occhi. La munizione invita a cogliere i segni dei tempi e ad agire di conseguenza, pena la perdita della salvezza. Il primo segno della fine imminente che i discepoli vedranno con i loro occhi è descritto con parole prese da Daniele, abbiamo visto. L'abominio della desonazione designa un essere vivente che con la sua presenza nel luogo dove non dovrebbe essere. Ecco, qui chi legge comprenda, ecco. lo rende una desolazione, lo profana il luogo sacro, probabilmente. Il testo di Marco parla di un individuo, avete visto quel participio stare l'uomo inico a cui sembra alludere San Paolo nella lettera ai Tessolanicesi, l'abbiamo già letta, eh, dove si parla dell'uomo iniquo, il figlio della pernizione oppure l'anticristo. Il Signore usa anche questo termine, tanti pseudocristi oppure l'anticristo, cioè che ha una dottrina... Eh, contrapposta frontalmente a quella del Signore, se si può chiamare dottrina. Ecco, infatti porterà molti fuori strada, ma non gli eletti. Ecco. La notazione intercalata dal lettore, cioè chi legge e comprenda, Invita a leggere attentamente il libro di Daniele per quanto riguarda l'abominio della desolazione e il tempo della fine. Daniele 11,21, 21, 12, 13: dove la profezia è sigillata, vuol dire che noi possiamo comprendere, ma fino a un certo punto è stata scritta per il tempo della fine, cioè per l'ultima generazione dei figli della Chiesa. E degli uomini, ecco, siamo eh, molto vicini al ritorno del Signore. E vedete, però, eh, una cosa che mi sono scordato di dire quando dicono il Cristo è qui e il Cristo è là, ecco, ci cascano quelli che non conoscono il Vangelo, perché? Perché il Signore lo dice chiaramente: che verrà sulle nubi del cielo rifacendosi appunto alla profezia di Daniele, ma anche, il Signore lo dice questo, anche quando, quando è davanti a Sinedrio, vedete il figlio dell'uomo ven venire sulle nubi, eh, parla del suo ritorno, quindi eh, eh, se c'è un Messia che viene <ride> dalla terra, ecco, eh, è già squalificato, ecco. il ritorno del Signore sarà improvviso. Verrà come un ladro, ci dice, e verrà dal cielo, non dalla terra. E quindi la profezia è sigillata, sarà cioè comprensibile solo quando queste cose accadranno. Però a questa ultima generazione vedete che il Signore dà tantissime coordinate per comprendere. La comparsa di questo individuo sarà per gli abitanti della Giudea il segnale che essi devono al più presto fuggire in monti. I versetti 15-18 descrivono con evidenza l'estrema fretta della fuga. Qualsiasi oggetto domestico deve essere abbandonato, non ci sarà tempo neppure di prendere il mantello. La situazione che verrà a crearsi metterà in difficoltà più di altri le donne incinte e quelle che allattano. E se questa fuga dovesse avvenire d'inverno, nella stagione delle piogge i rovesci d'acqua, il freddo e i fiumi in piena renderanno più difficile la fuga. Il versetto 18, però non riferisce solo alla fuga, ma anche tutta la tribolazione escatologica descritta in questo passaggio richiamandosi a Daniele 12:1 Marco afferma che una tale tribolazione non si era ancora verificata in tutta la storia del mondo né mai ve ne sarà una simile. Il fatto che il monito sia diretto solamente agli abitanti della Giudea e la visuale resti circoscritta a quella regione non costituisce ancora una prova che si parli del giudizio pronunciato sul giudaismo e sulla distruzione del tempio avvenuta nel 70 d.C. Anzi, le forti parole con le quali è descritto l'orrore di quei giorni hanno valore solamente se riferite alla tribolazione escatologica della fine che precederà la fine di questo mondo e Israele che è tornato. Una parte di questo periodo di tribolazione viene tralasciata da Dio per amore degli eletti, altrimenti nessuna carne potrebbe salvarsi. L'abbreviazione è decretata fin da ora, cioè il fatto che Dio abbia abbreviato i giorni di questa tribolazione. È decretato, se no appunto nessun uomo potrebbe superarla e tutti indistintamente finirebbero per perdere la salvezza. Gli eletti vengono presentati come un resto santo nel mondo, attraverso il quale il disegno di Dio trova la sua continuità. Alla tribolazione descritta si aggiunge il rischio per i credenti di credere ai segni e ai prodigi dei falsi profeti, di coloro che si presenteranno come il Messia Salvatore. Versetti 21-22. Sorgeranno infatti i falsi Messia e falsi profeti che appoggeranno le loro pretese con delle capacità prodigiose, in modo da creare seduzione anche per coloro che Dio ha destinato alla salvezza. Solo allora sarà rivelato l'empio e il Signore Gesù lo distruggerà con il soffio della sua bocca e lo annienterà all'apparire della sua venuta. L'inico, la cui venuta avverrà nella potenza di Satana, con ogni specie di portenti di segni e prodigi menzogneri e con ogni sorta di empio inganno per quelli che vanno in rovina perché non hanno accolto l'amore della verità per essere salvi e per questo dio invia loro una potenza di inganno perché essi credano la menzogna e così siano condannati tutti quelli che non hanno creduto alla verità ma hanno acconsentito All'iniquità. san paolo dice così seconda tessanolicesi capitolo 2 versetti 8 e 12 ma la grazia e il tempo di tribolazione abbreviato preserverà dalla rovina gli eletti di dio il dire che queste cose avverranno allo scopo di avvertire i discepoli dell'ultima generazione non cada nel sottotitolo inganno descritto ma rimanga perseverante nella fede. Il vero Cristo infatti non sarà in nessun luogo ma si mostrerà improvvisamente sulle nubi del cielo e tutti lo vedranno. Versetto 26 lo vedremo prossimamente. San Giovanni Crisostomo conclude, sapendo dunque ciò, non scandalizziamoci né turbiamoci osservando quanto succede in questo mondo e non aggiungiamo ai fatti la tempesta dei nostri ragionamenti, sottomettiamoci agli incomprensibili disegni della provvidenza di Dio, pratichiamo la virtù ed evitiamo l'iniquità, onde ottenere i beni futuri per la grazia e l'amore di nostro Signore Gesù Cristo. A Lui e con Lui sia la gloria al Padre insieme con lo Spirito Santo, ora e sempre e per i secoli dei secoli. Ecco il fatto che per concludere, il fatto che ci sono questi prodigi eh, lo dice anche l'Apocalisse, ecco, che l'uomo è sempre affascinato dal sovrannaturale, eh, però eh, bisogna stare attenti: non sempre il sovrannaturale viene da Dio, qui vediamo che può venire anche da Satana. Ecco, e allora, come si fa il discernimento? Bisogna avere una certa sensibilità religiosa e spirituale, però eh, il Signore ci ha dato anche un consiglio: dice, dai loro frutti li riconoscerete. Ecco allora: dicendo frutto, il Signore ci dice: guardate, che eh, ci vuole un po' di tempo perché il frutto non viene da, da solo e immediatamente. Prima c'è il fiore, poi c'è la gemma e poi alla fine c'è il frutto, poi ancora alla fine c'è il frutto maturo. Ecco, ci vuole un po' di tempo di solito a far discernimento. Le, le menti più, più purificate lo possono capire anche molto prima, ma altri anche molto dopo perché non hanno il discernimento. Però eh, qual è appunto il frutto? Se il frutto è cattivo... Cioè ciò che procurano questi, questi eventi sovrannaturali, appunto qui ce lo dice chiaramente, portano la gente fuori strada, cioè ad abbandonare la verità eterna di Dio. Quindi vuol dire tutto, tutta la dottrina cristiana, i comandamenti, il Vangelo. E questo appunto è il rischio. Perché? Perché poi appunto l'uomo è sempre affascinato, vede una potenza ecco, che va al di fuori di quelle che sono le capacità umane e rimane strabiliato. Ecco, ma eh, può darsi che appunto questo fatto sovrannaturale venga da Satana e allora sia un grande inganno, pericolosissimo. Ecco. Il prodigio evoca una potenza. Sovrannaturale, ma qui è una potenza malvagia e fuorviante. Ecco, noi non sappiamo su che cosa ci ingannerà l'ultima generazione Satana, però lì ci vuole appunto una sensibilità e ecco, soprattutto un, un amore verso il Signore, verso la sua verità di Gesù. Infatti, Gesù dice. Io sono la via, la verità e la vita. Ecco. Abbandonando la verità si abbandona anche Cristo. Quindi c'è il rischio di abbandonare la via, cioè la via verso il regno dei cieli, che è il cristianesimo, ecco, che conduce al regno. Qui per concludere, ecco, ci sono delle grandi tribolazioni, ma il Signore ce n'ha già parlato di questo pericolo per noi delle tribolazioni, per le quali possiamo anche lasciare di percorrere la via verso il regno dei cieli, per, perché ci scandalizziamo per tanti motivi. E allora leggiamo la parabola del seminatore, solo un solo passaggio che ci spiega ecco, che le tribolazioni sono molto pericolose, ma bisogna affrontarle, come abbiamo visto nella pericope precedente, con perseveranza. La parabola del seminatore dice: Similmente, quelli che ricevono il seme sulle pietre sono coloro che, quando ascoltano la parola, subito l'accolgono con gioia, ma non hanno radice in se stessi, sono incostanti, e quindi, al sopraggiungere di qualche tribolazione o persecuzione, vedete, a causa della parola, perché appunto eh, siamo cristiani, subito ne trovano motivo di scandalo. Lo scandalo, secondo il vero... Eh, il vero significato della parola vuol dire trovare un ostacolo e invece che superarlo torniamo indietro. Ecco, siamo sulla via per il Regno dei Cieli, ma non sopportiamo ecco, di essere odiati da tutti, come ci dice il Signore. E poi persecuzioni appunto perché l'uomo iniquo ecco, ha in mente di distruggere il popolo di Dio, quindi c'è anche il pericolo di vita. Quindi vedete che qui eh, il Signore nella parabola del seminatore ci dice che queste persone che non sopportano la tribolazione, la persecuzione sono senza radice. Cosa vuol dire essere senza radici? La radice cosa fa? Prende il nutrimento dalla terra, l'acqua, eccetera. E quindi cresce un po', ma poi appassisce, e così anche l'uomo. Ecco, quando viene meno la linfa vitale della pianta, ecco, per noi è lo Spirito Santo e la fede, veniamo meno, perché il Signore ci ha detto che senza di Lui non possiamo fare nulla, e quindi ci vuole una buona radice, ecco che appunto dice che sono incostanti. Non avere radice vuol dire essere incostante. L'incostante è quello che è in balia di qualsiasi vento di dottrina e non si è radicato ancora definitivamente sulla verità eterna che è Cristo. Pace bene a tutti e buona giornata.